scambio di auguri al circolo tennis Ugo Simon di Barletta, occasione per tracciare un bilancio positivo del 2016, ma soprattutto per presentare l'edizione 2017 del Challenger ATP, che partirà l'8 aprile prossimo con qualificazioni e avrà la finale il giorno di Pasqua, cioè il 16 aprile. Torneo che sarà organizzato come di consueto dalla Wave Production e vedrà Enzo Ormas come direttore tecnico. Un 2016 assolutamente intenso, ricco, noi diciamo, di traguardi raggiunti e di nuovi obiettivi che ci siamo posti per migliorare ancora. Questo anno 2016, iniziato sotto ogni miglior auspicio, è stato il suo vero boom, l'ho avuto con il torneo, con la riedizione del torneo sospeso per 2-3 anni, e poi siamo riusciti, grazie anche all'amico Vincenzo Ormas, a fare quest'altra edizione, che è stato un successo, e quindi questo ha segnato veramente uno sviluppo incredibile. Abbiamo avuto tantissimi soci, ci ha dato la spinta necessaria per poter creare nuove strutture, ci ha dato quello giusto stimolo per pensare al torneo come un momento fondamentale della vita di questo circolo, sia nello sport che nell'aspetto proprio sociale nella città. È uno scambio d'auguri e anche una comunicazione ufficiale di quello che è stata l'edizione 2016. Questo torneo è tornato ad essere un torneo di primaria importanza nel circuito Challenger dell'ATP, è entrato nella top 10 mondiale dei tornei più visti, con oltre 10.000 spettatori. Per questo abbiamo preso anche un premio alle finals, e quindi ci faceva piacere comunicarlo, e quindi ci obbliga a lavorare ancora di più, proprio perché è diventato un riferimento mondiale del tennis professionistico, come lo è stato per 15 anni, e questo ci rende orgogliosi, ma anche ci rende pronti ad un impegno ancora più importante per far sì che si continui in quello che si è fatto nel 2016.